Per settimana sport siamo con Michele Poggio, allenatore della Rabona. Allora Michele, nonostante la sconfitta, un 3-4 diciamo che fa passare il turno al Savignone, direi ho visto un'ottima Rabona, avete avuto tantissime occasioni nel primo tempo, direi però un pochettino in difesa, siete stati un pochettino disattenti. Poi diciamo l'espulsione sul 3-2, se non sbaglio in vostro favore, ha praticamente chiuso la partita, perché direi il Savignone ha fatto parecchie discese e diciamo ha chiuso la partita, ha pareggiato e ha chiuso la partita con un rigore. Sì. Dimmi le tue impressioni sulla partita e quale diciamo indicazioni per il campionato ti ha dato questa partita. Indicazioni, l'ho già detto domenica scorsa dopo la partita che abbiamo perso con l'apparizione, è che la prima categoria è questa. Concedono meno, sono più cinici. Noi per fare il primo gol abbiamo dovuto creare almeno 5-6 palle gol, poi abbiamo fatto l'1-0, poi loro sono rientrati in partita. Nel momento in cui pensavo di vincerla, l'arbitro ha pensato bene per un'entrata di Boudif dare il rosso diretto. Boh, per me prima c'era un rosso a nostro favore, dell'uomo lanciato a rete non l'ha dato, decisioni un po' cervellotiche. Sì, dietro dobbiamo stare più attenti. Ho un po' di attenuante, nel senso che comunque giocavo con due centrocampisti a fare i difensori, perché oggi erano tutti assenti, ancora Temperini prima della partita è stato male e quindi praticamente avevo un centrale di ruolo in tutta la rosa. Direi io in generale ho visto una buona Rabona, adesso siete in un girone dove ci sono parecchie squadre toste, voi siete una matricola, penso che il vostro obiettivo sia la salvezza, ma direi giocando così a mio parere ce la potete fare. Sì, il nostro obiettivo è la salvezza, preferirei giocare un po' meno bene e fare qualche punto, però sì, per ora ci accontentiamo del gioco, è ovvio che sia la salvezza, ci sono squadre nel nostro girone che provano ad andare in promozione da 5, 6, 7 anni, sicuramente sono attrezzate diversamente. Noi cercheremo di dare fastidio a tutti e soprattutto di fare i punti necessari per la salvezza. Ok, grazie Michele, in bocca al lupo per il campionato. Grazie a te, ciao ciao.